ragazzi qui al Morvillo Falcone sono entrati, hanno celebrato una messa per ricordare Melissa e per pregare anche per le altre ragazze ferite. Intanto continua il pellegrinaggio, tanti i fiori per loro e anche i messaggi. È suonata alle 8 la campanella, questo sabato la campanella è suonata. Gli studenti del Morvillo Falcone sono entrati a scuola, mentre percorrevano l'ingresso nel cuore, nella memoria, le immagini di sabato scorso, quel maledetto 19 maggio in cui ha perso la vita Melissa Bassi e sono rimaste ferite altre 5 ragazze. È trascorsa una settimana dall'attentato e qui nella piazza antistante alla scuola c'è il silenzio. La gente parla a bassa voce. Qui i fiori per Melissa, montagne di fiori e il pellegrinaggio continua. Ci sono messaggi, disegni, fatti anche dai più piccoli. Ti voglio bene, scrive una bambina. E poi un messaggio anche per le altre studentesse, per Veronica, la ragazza che ha riportato maggiori ferite. Guarda, io non ho parole perché io sono rimasto sconvolto, perché io sono stato, io l'ho sentito il boato addirittura a Tudorano, e cioè erano le 8:20, io stavo pitturando casa e ad un tratto ho sentito bo bo boom, cioè è stata una cosa, cioè sono rimasto sconvolto. Poi alle 8 mia moglie ha acceso il televisore e Pino si scappa, dice hanno messo la bomba alla scuola. Cioè, sono rimasto sconvolto perché non ho parole. Perché ha portato un fiore a Melissa. Sì, certo, Melissa è con noi, sarà sempre con noi. È piaciuto come se fosse mia figlia, quindi più di questo non. Che io dico che quello che l'ha fatta questa cosa, che lo possono scoprire ed essere condannato. Povera ragazza, che mi posso fare con una cosa del genere? È una cosa molto triste. Non ci sono parole, credi. Ha paura a vivere qui ora? No, paura no, anzi, bisogna anche incoraggiare i figli, io ce ne ho 4. Se potesse lanciare un messaggio, che è stato, che cosa gli vorrebbe dire in questo momento? Di costituirsi, solo questo. Intanto nella scuola, con i cancelli chiusi, si celebra una messa per Melissa. Ci sono tutti i ragazzi e gli insegnanti. Una cerimonia riservata dove non sono entrate le telecamere. E gli studenti non vogliono più parlare, si infastidiscono alla vista dei giornalisti. Per loro parla una delle insegnanti. I ragazzi ancora sono terrorizzati, però noi cerchiamo sempre di mantenerli insomma più, in maniera più gioiosa, insomma, più serena. Se potesse lanciare un messaggio a chi è stato, cosa direbbe ora? Al momento non so che dire, ma non provo neanche rabbia, perché è una cosa proprio veramente, veramente disumana. Noi cerchiamo sempre di vedere il meglio. Il dolore è ancora troppo forte, la comunità è segnata ed intanto le indagini procedono. Centinaia di persone sono state ascoltate dagli investigatori, continua la ricerca dell'uomo ripreso dalle telecamere. Ma sembrerebbe che l'uomo da cercare non è uno solo, perché una sola persona non ha potuto fare tutto questo, ci sono dei complici. Lo dice la dinamica dei fatti. 3 bombole da 15 kg ciascuno, messi in un cassonetto blu della differenziata, quello stretto e alto. 2 bombole erano sicuramente una accanto all'altra, la terza sopra, all'interno GPL, ma nel cassonetto anche uno strumento meccanico che ha permesso dall'esterno in lontananza di provocare l'esplosione. Come ha fatto una sola persona a lasciare vicino alla scuola un cassonetto che pesava almeno 45 kg? A scenderlo dall'auto da solo o a caricarlo prima sulla macchina? Queste le domande al vaglio degli inquirenti. Né tantomeno è pensabile che il cassonetto sia stato lasciato prima vuoto e poi una sola persona abbia fatto 3 viaggi o 2 per depositare all'interno le 3 bombole. Troppo rischioso in una via molto trafficata con dei palazzi di fronte e la mattina piena di studenti. E così la pista del folle isolato non è più perseguibile. Ascoltata anche in queste ore una donna che dice di aver visto intorno alle 5:30 2 uomini che scendevano da un pick-up il cassonetto. Improvvisamente in città compaiono manifesti che inneggiano al fascismo, agli ideali del nazifascismo, ora fatti coprire dal sindaco, perché il nazifascismo in Italia è reato.